Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per non perdere le novità. E se desideri guardare i video senza pubblicità, clicca su Abbonati. Buona visione! Le dottrine cosmologiche, pneumatologiche ed antropologiche esposte nel precedente capitolo costituiscono la sostanza del trattato della reintegrazione e noi potremmo limitarci a questa breve analisi se volessimo semplicemente render conto delle idee contenutevi. Ma in quest'opera cangiante e confusa la forma offre tanto interesse quanto il contenuto. Simile a quei tappeti orientali in cui motivi molto semplici si ripetono all'infinito con colori differenti e seguendo disposizioni svariate, il trattato fa ricorso, per riprendere gli stessi temi, a modi di dimostrazione curiosi per la loro stranezza e che alle volte approfondiscono i principi già noti. Dapprima, l'esegesi biblica, che è, come già si è visto, la base stessa su cui poggia l'esposizione dogmatica di Pascalì, è applicata sistematicamente sebbene i racconti biblici si presentino a guisa di vasto affresco allegorico. Per l'iniziato che sa comprendere il segreto senso delle scritture, tutto vi è simbolico sin nei minimi dettagli. Avvenimenti, località, edifici e mobili non sono che figure. La maggior parte dei personaggi sono riproduzioni dei tipi fondamentali. Minore in privazione, minore riconciliato, minore rigenerato, minore eletto, spiriti dei vari ordini fino al creatore. Poiché Dio si manifesta con emanazioni, il mondo degli spiriti, il mondo della materia, il destino dell'uomo, si riflettono integralmente e quasi ad ogni pagina nei testi sacri. L'abbondanza delle apocalissi scritturali è tale che occorre limitarci nel darne alcuni esempi. Il paradiso terrestre è l'immagine della prima culla gloriosa o luminosa, in cui si trovava prima Adamo. L'arca di Noè rappresenta l'involucro caotico che conteneva ogni principio di creazione di forme corporee e i minori, che vi si trovavano rinchiusi in profonda oscurità mentre galleggiava sulle acque, rappresentano il ritiro dei minori riconciliati e dei giusti sotto le ombre della grande luce, immersi nel limbo, in cui riposeranno effettivamente uno spazio di tempo nell'attesa. La colomba che uscì dall'arca volteggiò per la prima volta tutto intorno e ritornò a posarsi. È la vera figura dello spirito angelico divino che dirigeva e conservava l'arca e tutto ciò che conteneva e comunicava a Noè la volontà del creatore. Il gran segno di fuoco di vari colori a forma di semicerchio di cui un'estremità poggiava sul monte Ararat e l'altra sull'arca era l'apparizione dei sette principali spiriti universali. Il Sinai asceso da Mosè, mentre il popolo stava ai piedi del monte, simboleggia la distanza che intercorre tra l'essere creatore e la creatura generale, o la terra. La lotta di Mosè contro i maghi d'Egitto prova che tutto si opera nell'universo per azione e contrazione. Senza ciò nulla avrebbe movimento nella vita e senza la vita non ci sarebbero forme corporee. Ugualmente, senza la reazione demoniaca nulla avrebbe vita spirituale fuori della circonferenza divina. La trasformazione in serpente della verga di Mosè e di quella del mago, suo avversario,
è la reale spiegazione del cambiamento delle forme gloriose degli spiriti superiori demoniaci e dei minori spirituali divini in forma di vile materia terrestre che li tiene in privazione. Il ritorno delle verghe nel primitivo stato fa vedere che tutte le specie di forme che agiscono in questo universo non esistono realmente in natura, né per se stesse, ma solo per l'essere che le anima, e tutto ciò che sembra esistere si dissiperà così prontamente come tu hai visto dissiparsi questi due serpenti. Perciò annuncia la distruzione della terra che tu abiti e quella dei suoi abitanti. Il passaggio del Mar Rosso è un vasto simbolo. La prima divisione che ha attraversato il mare rappresenta gli uomini che abbandoneranno la terra quando il Creatore li libererà dalle tenebre. I guerrieri israeliti che marciavano seguendo la prima divisione ed erano illuminati dalla luce della colonna di fuoco rappresentano con la loro elezione quella fatta dal Creatore con un numero di spiriti maggiori per essere le guide e i difensori, mentre tu, Israele, farai la guerra spirituale contro i nemici e questi eletti non sono altro che l'ombra e gli strumenti degli spiriti maggiori che il Creatore ha unito ad Israele. Le diverse marce che fece il Faraone inseguendo gli israeliti ci rappresentano gli artifici e i sotterfugi che usò lo spirito demoniaco per attaccare il suo intelletto d'abominazione e distruggere con ciò la potenza dell'uomo. Ma poiché lo spirito divino protettore e difensore degli uomini usa gli stessi mezzi per molestare lo spirito demoniaco, si servì di Israele stesso per operare la distruzione dell'Egitto. Il monte Moria è chiamato misteriosamente, misticamente, dagli amici della saggezza, ovvero gli iniziati, terra elevata al di sopra di ogni senso, perché la costruzione del tempio, a cui serviva di base, realmente simboleggiava l'emanazione del primo uomo. La giustificazione di questa interpretazione sta nel fatto che il Tempio di Salomone fu costruito senza l'ausilio di strumenti di metallo, per dimostrare che il Creatore aveva formato il primo uomo senza l'aiuto di alcuna operazione fisico-materiale. Il tabernacolo è il simbolo di un mondo superceleste, un mondo celeste, del corpo dell'uomo, del mondo o cerchio universale. Infatti, è nel tabernacolo che Mosè operava una parte dell'azione degli abitanti spirituali del superceleste, senza confondere l'azione con alcun essere spirituale. Vi entrava ogni volta che doveva chiedere qualcosa a favore di Israele, comunicando direttamente con l'Eterno e con gli spiriti puri del superceleste. D'altra parte, il tabernacolo rappresenta la parte celeste con le sue quattro porte. Esse sono le vere rappresentazioni delle quattro potenze spirituali che il Creatore ha dato al suo minore, e con le quali egli può far uso di quelle dei quattro capi regionali, spiriti che comandano le regioni del nord, dell'est, dell'ovest e del mezzogiorno, e di tutto ciò che dipende da loro. In terzo luogo, il tabernacolo, nel quale Mosè ha racchiuso la legge divina, è l'immagine del piccolo mondo o mondo particolare, che altro non è che il corpo dell'uomo, o della forma corporea di materia apparente, sensibile, nella quale sta il minore o l'anima spirituale divina.
come gli abitanti del superceleste, del celeste e del cerchio universale operano ciascuno per proprio conto nel temibile tabernacolo, così tutti questi differenti esseri spirituali lavorano ed operano nel corpo dell'uomo con il minore che vi è racchiuso. La porta orientale del tabernacolo rappresenta il cuore dell'uomo. Per mezzo suo penetrano nell'uomo gli spiriti più sublimi, sia buoni che cattivi. La porta occidentale rappresenta l'occhio dell'uomo. La porta meridionale rappresenta l'orecchio. In ultimo, il tabernacolo allude veramente al cerchio universale, in quanto ogni essere spirituale, inferiore, maggiore e minore, compie nel tabernacolo le stesse azioni di operazione come nell'immensità universale. Il significato dei tipi è molto più istruttivo di quello dei simboli, giacché un tipo dice di più di un simbolo. Un tipo è una figura reale di un fatto passato, come di un fatto che deve arrivare entro breve tempo. Un tipo annuncia un avvenimento infallibile e che è posto sotto il decreto immutabile del Creatore. Esso prova che tutte le epoche e le elezioni prime si ripetono tra gli uomini e ci fanno conoscere che esse si ripeteranno fino alla fine dei secoli. I tipi sono, nel mondo sensibile, i riflessi simultanei o ripetuti delle entità trascendenti, creatore, spiriti superiori e maggiori. Essi manifestano, nei vari periodi della storia dell'umanità, l'eminente dignità dell'uomo, il suo passato e il suo avvenire. Riappaiono in serie e spesso in triadi. I principali personaggi biblici possono rappresentarne parecchi, a seconda degli atti che la scrittura attribuisce loro. Il tipo del creatore è riprodotto da Adamo, che genera una posterità temporale. Da Mosè, quando, secondo le istruzioni divine, trasmette il piano dell'Arca dell'Alleanza. Il tipo dello spirito del creatore, che galleggia sul fluido radicale per lo scioglimento del caos, è ripetuto veramente da Mosè, che galleggiò nella culla sul Nilo, da Noè, portato dall'arca durante il diluvio. Il tipo dello spirito maggiore e quello dello spirito inferiore, che ha in suo potere la costruzione delle forme, si ritrovano in Mosè e in Bezalel. Come Mosè comunicò a Bezalel gli ordini del Creatore per la costruzione del tabernacolo, così il Creatore comunicava direttamente agli spiriti inferiori le leggi di creazione delle essenze spiritose. Come ha dato a Bezalel il piano della sua opera, così gli spiriti superiori ricevettero da un deputato superiore l'immagine della forma apparente dell'universo. Infine, come Bezalel trovò facilmente tutti i materiali necessari, ugualmente gli spiriti inferiori produssero essi stessi le tre essenze fondamentali di tutti i corpi con i quali formarono il Tempio universale. Il tipo degli spiriti emanati si ritrova nella posterità di Adamo. Quello dei sette principali spiriti superiori divini e quello dei sette principali esseri spirituali maggiori che operano per la conservazione e il sostegno di questo universo è ripetuto dalla seconda posterità di Noè. Caino, figlio maggiore di Adamo, è il tipo di questi primi spiriti emanati dal Creatore e il suo crimine è il tipo di quello che hanno commesso questi primi spiriti contro l'Eterno.
Abele, secondo nato di Adamo, con la sua innocenza e santità, è il tipo di Adamo emanato dopo i primi spiriti nel suo primitivo stato di giustizia e di gloria divine. La distruzione del corpo di Abele, operata da Caino, suo fratello maggiore, è il tipo dell'operazione che i primi spiriti fecero per distruggere la forma di gloria di cui il primo uomo era rivestito e renderlo in tal modo suscettibile di essere come loro in privazione divina. Il tipo del primo principe dei demoni è ripetuto dal faraone che indurì il cuore del suo popolo contro Israele. Abramo ed Ismaele fanno rivivere i tipi di Adamo e di Caino nelle loro operazioni materiali. Infatti, Ismaele rappresenta ugualmente il tipo dell'operazione fisica di Adamo per la riproduzione della sua posterità carnale, operazione che Abramo ripeté d'accordo con la sua concubina. Il loro figlio Ismaele, nato dalla cupidità dei loro sensi materiali, fu escluso dalla casa paterna perché era stato concepito senza la partecipazione della volontà divina, ma solo con la concupiscenza dei sensi della materia. Il pane e l'acqua che Ismaele ed Agar, sua madre, ricevettero da Abramo e con cui essi andarono dove la sorte doveva condurli, nel deserto, rappresentavano l'ultimo nutrimento spirituale e temporale che ricevevano da quel patriarca. Quel tipo ripeteva anche l'ultimo nutrimento spirituale che Caino ricevette dopo che ebbe concepito, progettato, di commettere l'assassinio del fratello Abele.